Evidentemente qualcuno ha il microfono aperto. Ok, non ho più il ritorno di voce, riesco a parlare. Allora, dietro di me, come vi ho detto, c'è questa casetta medievale. Vi ho preparato una piantina. Cosa serve questa piantina? Dovremo andare a costruire la casa su quella piantina. Praticamente avremo i muri sia dalla parte esterna che dalla parte interna. Chiaro? Per tutti? Ok, se riuscite a scaricare. Poi andremo a mettere questa piantina su Blender e andremo a lavorare su questa piantina. Elisabetta non ci sente, allora se potete scrivere un po' a Elisabetta e dirgli che stiamo parlando, ma che lei non ha il voice. Ok, grazie. Come vi dicevo, no? Dobbiamo andare su Blender. Se siete tutti su Blender, iniziamo a cliccare il tasto N. A cosa serve il tasto N? Serve ad aprirci questa finestra, perché qui andremo a mettere la nostra texture per poter lavorare. Allora, dovete essere in Object Mode. Andate qui, cliccate col tasto sinistro del mouse e scrollate giù. Fin quando trovate questa scritta Background Image, basta cliccarci sopra col tasto sinistro del mouse, andate a spuntare qui questa casella Add Image e andiamo ad aprire la nostra immagine. Open, andate dove avete scaricato la vostra immagine, io in questo caso sul desktop, casa medievale. Andate a fare Open Image. Ora, per vedere, come vedete, non c'è quella per chiudere, chiudete anche questa, tanto non ci servirà più. Come vedete, non c'è la nostra immagine. Per farlo uscire, come facciamo? Tasto 5 per passare una visualizzazione prospettica orto. Vedete in alto User Orto, User Prospect col tasto 5 della tastiera numerica. Poi, siccome a noi ci serve una visualizzazione dall'alto, perché andremo a lavorare col plane, dobbiamo cliccare il tasto 7. Vedete qui top orto. Ok, è chiaro? Ora a questo punto, visto che mi devo prima cancellare il mio cubetto perché a noi non andremo a lavorare col cubetto, successivamente lo andremo a riprendere, ma per ora non ci serve. Facciamo il tasto X e clicchiamo col tasto sinistro del mouse Delete. Ok? Fin qui è chiaro? Allora, se posso andare avanti, vado avanti perché se no poi dopo venite tutti indietro. Riuscite a capirmi? Ok, visto che non scrivo. Ok, allora, ora cosa dobbiamo fare? Se avete fatto come me, non sai come scaricare l'immagine, basta andare. Allora, dovete fare in questo modo. Cliccate col tasto sinistro del mouse su la casa medievale, qui dove sto io, dove c'è questo il mio avatar. Andate, cliccate il tasto sinistro del mouse e lo salvate. Come fate a salvarlo? Se avete Firestorm, dovete andare allora su Firestorm e dovrebbe esserci in basso salva con nome, una cosa del genere. Cliccate e la salvate. Se poi avete Clarity, come ce l'ho io, sinceramente non ricordo di preciso su Firestorm perché io uso Singularity. Su Singularity andate in File e c'è Salva immagine. Poi lì la mette desktop, perché vi consiglio di metterla sul desktop? Che è molto più semplice trovarla, se no, se andate a mettere ovunque non vi ricordate. Ok, a questo punto
Magari aspetto qualche altro minuto giusto per darvi l'occasione di scaricare l'immagine. Però prima di fare questo, di magari visualizzare l'immagine, dobbiamo fare una cosa. Vedete questo cursore qui? Allora io inavvertitamente l'ho spostato. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo premere contemporaneamente il tasto Shift S. Ci esce questo menu a tentina. Andiamo su Cursor to Center. Ok, e abbiamo il nostro cursore al centro. Ok, a questo punto io ripremo il tasto 7, così ho la mia la mia texture, la vedo dall'alto, non la vedo frontale, ma dall'alto, perché ogni volta che dovete costruire le case, le dovete costruire partendo dall'alto, cioè vedendo dall'alto. Ok, a questo punto faccio Shift A Mesh e poi vado a cliccare su Plane. Ok. A questo punto bisogna scalare il plane. Perché? Perché andremo a partire da qui. Vedete il cursore? Magari lo zoomo un attimo. Dobbiamo partire da qui. Ok, spostiamo la nostra mesh. Zoom. Sapete come zoomare? Allora, per spostarmi premo Shift. Per spostarmi in questo modo, rotellina del mouse centrale. Per zoomare basta andare in avanti e indietro come fate su OpenSim, uguale. Adesso vado a premere il tasto S perché dobbiamo scalare il nostro plane proprio per dare la possibilità di avere come il nostro quadrato qui. Non so se riuscite a vedere questo praticamente. Dobbiamo andare a fare questo quadrato. Ok, vado di nuovo a mettere in questa posizione S per scalarlo. Se non riusciamo ad essere precisi, basta andare da Object Mode, in Edit Mode, col tasto Tab. Ok, è chiaro fin qua? Allora, a questo punto dobbiamo andare a ridimensionare di nuovo questo nostro plane. Come facciamo? Clicchiamo qui il secondo cubetto, cioè dove dice Edge. Se passate il cursore del mouse vedrete la scritta Edge, cioè spigoli. Ok, A serve per deselezionare il tutto. Clicchiamo col tasto destro del mouse. Allora, perché facciamo questo? Perché dobbiamo andarci adesso a sistemare bene 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 il nostro plane e poi dobbiamo estrudere. Andremo avanti ad estrusione. Perché dovremmo estrudere e non fare un cerchio o un rettangolo? Perché? Perché ogni volta che incontreremo una finestra, andremo a estrudere una porta, finestra, un muro, si andrà in avanti per estrusioni. Ok? È chiaro fin qua? Non so se sono stata chiara. Ok, di nuovo, tasto destro del mouse per selezionare l'altro spigolo e andiamo a ridimensionare sia qua sia dalla parte di sotto. E mi vado a ridimensionare ben bene questo. Ok, adesso deseleziono tutto, così vedete, ho il mio quadretto, il mio quadrettino che mi serve per andare avanti. Di nuovo, tasto destro del mouse. E adesso iniziamo con le istruzioni. Perché? Perché qui se andavo tutto dritto non mi avrebbe fatto quest'altro spigolo perché mi serve per estrudere, perché anche qui incontro una porta e devo estrudere. Ok, iniziamo dall'alto. Tasto destro del mouse, abbiamo detto E per estrudere,
Tasto destro del mouse per confermare oppure invio. Mi vado a cliccare col tasto sinistro del mouse sulla freccetta verde e cerco di andare in alto, fin dove c'è la finestra. Vedete la finestra? Perché? Perché cambia, vedete? Cambia il colore, cambia la forma. E io questo so che questa è una finestra. Ok, di nuovo mi vado a fare l'estrusione e continuo. E tasto destro del mouse per fermare l'azione, tasto sinistro del mouse sulla freccetta verde e vado avanti. Di nuovo faccio la stessa cosa e tasto destro del mouse. Clicco col tasto sinistro del mouse sulla freccetta verde e tiro su e continuo così fin quanto non ho fatto tutte le finestre. Allora, e istruzione di nuovo e faccio la stessa cosa. Questo perché? Perché vi ho detto per fare il doppio muro si fa in questo modo, almeno nelle OpenSim e in Second Life. E tasto destro del mouse e qui termino perché sono arrivata a un muro. Ok, a questo punto faccio A, deseleziono tutto, tasto destro del mouse sulla parete di sinistra e faccio di nuovo l'estrusione. E tasto destro del mouse. Questa volta non mi serve più la freccetta quella verde, ma questa rossa. Tasto sinistro del mouse sulla rossa e vado avanti. Ok, potrei anche fare E, tasto destro del mouse, al posto di prendere la freccetta rossa, posso fare GX che corrisponde alla freccetta rossa. E vado avanti in questo modo. È la stessa identica cosa, perché con Blender potete costruire in vari modi. Non è soltanto un modo per costruire, non c'è solo un modo, dipende sempre da quello che dovete fare e ci sono vari modi per costruire. Poi io dico sempre, costruire con Blender dovete praticamente, fare in modo che sia la cosa più facile, cioè il modo più facile per costruire, quello è più indicato ad usare. Almeno io sono così, non amo le cose difficili, ma amo costruire, il più semplice possibile. E tasto destro del mouse e arrivo qui. Incontro l'altro muro, faccio E, tasto destro del mouse per estrudere e vado qui e mi faccio praticamente la perimetrie intorno. Non so se è chiaro, non so se siete riusciti a lavorare, non lo so. È stato chiaro, facile, difficile? Intelligente, vabbè. Volevo sapere soltanto se è molto semplice o è difficile, perché magari per me può essere una cosa molto semplice, perché ormai sono parecchi anni che lavoro in Blender, però per voi magari può essere anche difficile. Ok. Ah, ok, però così viene, allora i costruttori di Second Life, perché un po' io ho parlato con loro, hanno detto che questo è il modo per costruire. Poi ci sono altri modi, vi ho detto, poi dipende sempre da quello che dovete fare, però una casa va costruita in questo modo. Allora, faccio di nuovo E, tasto destro del mouse. Questa volta invece devo lavorare con la freccetta verde perché devo andare in giù. E continuo. Allora, vado, sempre dovete per spostarvi, shift con tasto centrale del mouse, rotellina del mouse, e invece per zoomare andate avanti e indietro con la rotellina. Allora faccio di nuovo E, tasto destro del mouse e vado giù. E continuo.
e tasto destro del mouse. Continuo e estrudo, blocco l'azione e vado giù. Cerco di essere il più precisa possibile, anche se è impossibile, però cerchiamo. Poi ci sono altri modi per essere precisi, basta andare sulla Y e mettere i parametri esatti. Ok, deseleziono tutto, tasto destro del mouse, vado a selezionare soltanto questo edge e tasto destro del mouse e vado con il rosso. Incontro la porta, vado a estrudere di nuovo. Ok, non so se siete arrivati fin qua. Comunque, adesso per chiudere, vedete, da un edge, da uno spigolo all'altro spigolo, cosa faccio? Premo Shift e clicco col tasto destro del mouse qui. Sull'altro edge, sull'altro spigolo e mi vado a premere il tasto F. Praticamente va lui ad unire. Io non faccio niente, lui deve unire questa parte qui. Mi vado a sistemare, se vedete non è proprio preciso, mi vado a sistemare questo, lo vado ad alzare un poco e mi sono ritrovata fatta tutta la perimetria della casa. Giustamente questo è molto semplice, invece ci sono magari case molto più difficili. Poi dovete andare, sistemare, insomma, vedete un po' voi poi come costruire, però la casa si fa in questo modo. Ok, adesso mi vado a passare da Edge, mi vado a passare a face, cioè faccia, che è il terzo cubetto qui. Se cliccate, anzi, se ci passate, sento qualcun'altra che ha vediamo di mutare qualcun altro. Ok, scusate se vi muto su Zoom, però avendo il ritorno di voce mi è molto più difficile parlare. Ok. Abbiamo detto che dovevamo cliccare col tasto sinistro del mouse il terzo cubetto. Seleziono tutto. Passo in una visualizzazione Z, così mi fa vedere dove ho le porte e dove ho le finestre. Queste sono tutte finestre. La porta, come sapete, deve essere proprio reso terra, no? Non deve stare il gradino. Cosa facciamo? Shift, tasto destro del mouse in questo punto, proprio per deselezionare questa zona. Avendo premuto sul mouse, giusto per vedere, e facciamo E, tasto destro del mouse per fermare l'azione ed alziamo un poco. Ok, a questo punto, vedendo con l'avatar tempo fa in OpenSim, ho potuto vedere che l'altezza della finestra, più o meno per un avatar di 2 metri, più o meno questa è l'altezza che ci diamo noi, andiamo sull'asse Z e gli andiamo a mettere un valore di 1,3. Per cliccare qui, basta cliccate il tasto sinistro del mouse e automaticamente vi seleziona l'asse Z e gli andate a mettere 1,3 e fate invio. Così abbiamo un'altezza di 1,30 m circa. Ok, a questo punto
dobbiamo andare di nuovo col tasto 7 e dobbiamo andare a selezionare, a deselezionare le finestre. Tasto Shift, tasto destro del mouse, su 1, 2, 3. Se non riuscite, come è successo adesso a me, basta premere tasto B, Shift, e mi vado a formare il rettangolo. Non so se riuscite a vederlo. Ok, e vado a deselezionare questa parte che a me serve. Tasto destro del mouse, di nuovo vedo che ho difficoltà, B, Shift, tasto sinistro del mouse e mi vado a formare il rettangolo. La stessa cosa faccio anche per qua. B, Shift premuto e tasto sinistro del mouse e vado a deselezionare. Ok, a questo punto mi devo dare, devo finire di fare la parete. Un po' come i mattoni, non so se avete visto mai. Ok, Amaranta, aspetto, tanto devo dire una cosa. Non so se avete visto mai quanto costruiscono una casa. Mettono i mattoni l'uno sull'altro per costruire un muro. Non so se siete passati davanti a un cantiere, vedete proprio che mettono il primo mattone, il secondo, uno sull'altro, e così andiamo a fare noi con Blender. Solo che noi non abbiamo i mattoni, ma abbiamo le facce, i vertici. E tasto destro del mouse, vado ad alzare e mi vado a mettere un valore di 3, sempre cliccando sull'asse Z di Translate sulla parte sinistra. Mettiamo 3, così ci ha alzato il muro, verrà circa un 4 metri. Ok, di nuovo faccio la stessa cosa e tasto destro del mouse e vado sempre con la freccetta, questa azzurra, ad alzare e mi vado a mettere un valore di 1.2. È chiaro fin qua? Non so se è chiaro. Se vedete è molto semplice, perché noi abbiamo fatto, ok, noi abbiamo fatto il muro. Tasto Z per vedere la nostra casa. Sì, Amaranta, ma se indietro. Amaranta, ascolta, non posso, per tutto quello che vi devo far vedere, non posso fermarmi e aspettarvi come faccio di solito, perché sennò non mi ci vuole un'ora, ma mi ci vuole di più. Dovete scusarmi, intanto avete il video che, e anche se magari il video non riesce stasera, vi farò un video comunque, se o in un modo o in un altro ci sarà. Ok, ottimo. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andarci a continuare a fare i nostri muri, perché è il primo piano, se avete visto quella casa, è il secondo piano. Ok, mettiamoci tasto 1 in una visualizzazione frontale. Allora, dobbiamo prima di tutto, ormai non ci serve più la nostra texture, la dobbiamo andare a togliere. Ogni volta che lavorate con Blender e avete sotto una texture che ormai non vi serve più, la andate a togliere. Tasto N per poter aprire la nostra finestra di destra, cliccate sull'occhio qui e automaticamente la vostra texture, anche cliccando tasto 7 o tasto 1, non la vedrete più. A meno che comunque lasciatela lì, perché magari in futuro vi può servire. Ok, a questo punto vado a chiudere questa finestra col tasto N e mi vado. Sì, infatti, viene nascosta ma non viene eliminata la nostra texture. Tasto 1,
Mi vado un po' a zoomare, vado a spostare sempre con Shift, rotellina del mouse centrale e tasto destro del mouse e mi vado ad alzare leggermente. Perché? Perché devo fare uno spessore tra il muro di sotto e quello di sopra, un po' come i piani, no? Avete in mente la casa, no? Come è fatta? Avete il primo piano, il secondo piano e in mezzo c'è sempre quello spessore che divide la casa di sopra con quella di sotto. E la stessa cosa dobbiamo fare in Blender, perché dovete pensare che noi la dovremmo rendere abitabile. Ok? Chiaro questo? E ci mettiamo un valore più o meno, perché qua va bene così, 0.2, ok, 0.2, gli diamo questo valore. Se poi volete magari un bordino più largo, basta che mettete 0.3, poi scegliete voi come volete fare. Poi ognuno poi costruisce come crede, no? Come più gli piace. Ok. Cosa devo fare? Devo andare a rifare di nuovo le finestre, perché il secondo piano ha delle finestre. Tasto 1, mi metto in una visualizzazione frontale. Come faccio a vedere la visualizzazione frontale? Qui in alto sulla sinistra vedete front orto. Ok, tasto E, tasto destro del mouse. Continuo con l'estrusione. Qui ci vado a dare un valore di 1.3, come abbiamo dato sotto, proprio per fare la finestra. Voi direte: sì, ma qui abbiamo adesso tutto aperto. Poi col tempo vi faccio vedere come andremo a lavorare. 1. Visualizzazione frontale. E tasto destro del mouse, vado ad allungare per circa 3 metri, vado sempre sull'asse Z, gli vado a mettere un valore di 3.0 e do invio. E mi vado di nuovo a fare l'altra metà della finestra e faccio E, tasto destro del mouse. Continuo per estrusioni e gli vado a mettere un valore sempre sull'asse Z perché andiamo a lavorare soltanto sull'asse Z. 1 punto, gli diamo un valore di 1.2. Ok, fin qui è chiaro? Non so se è chiaro. Se riuscite a seguirmi, se magari avete dei dubbi, se vi sembra troppo difficile, magari mi fermate giusto per qualche minuto, anche perché è lunga ancora quello che dobbiamo fare. A questo punto, cosa andremo a fare? Ok, non ti preoccupare, anzi meglio se avete fantasia, meglio, perché io fantasia ne ho pochissima. A questo punto, deseleziono tutto, ogni volta che dovete deselezionare fate A. E dobbiamo andarci, non so se si vede nel video, dobbiamo andarci a cliccare 1, 2, giriamo. Non so se si vede ancora. 3, 4. Andiamo sempre rotellina del mouse e vado a girarmi la mia casetta. Vado a cliccare questo. Ok, come facciamo? Come facciamo adesso? Ok. Salazar, come facciamo? Ok, adesso provo ad aprirne un altro. Ok.
Blender. Invito, copia URL. Infatti, purtroppo. Ok, l'importante è che mi Avete avete sentito sentito bene? bene. Ok, Ok, rimetto rimetto di di nuovo nuovo il il link. link. Ok. Comunque vi invito Comunque vi a chiudere il invito a chiudere il microfono. microfono. Vedete che se avete un quadro, anzi, c'è sulla sinistra, no? Il microfono. Andate a cliccare col tasto sinistro del mouse, così io non sento il ritorno di voce. Allora, Allora, se se tutti... Infatti vi devo mutare. Ok, se tutti quanti state vedendo il video, posso andare avanti. Ok, allora abbiamo detto che dobbiamo andarci adesso a selezionare Shift, tasto destro del mouse, vi selezionate queste parti qua. Shift. Tasto destro del mouse, shift e tasto destro del mouse, shift, tasto destro del mouse. Vado a zoomare, shift, tasto destro del mouse, shift, tasto. E infatti, allora. Perché vi ho fatto selezionare questo? Perché adesso ci dobbiamo andare a creare i muri. Una volta selezionati tutti quanti, vedete come bisogna fare. Allora, ricapitoliamo questo. Deseleziono tutto così almeno mi vado a zoomare e mi vado a cliccare questi qua, tasto destro del mouse. Giro da questa parte. Clicco Shift, tasto destro del mouse, Shift, tasto destro del mouse, Shift, tasto destro del mouse e continuo. Shift, tasto destro del mouse e continuo. E mi vado a selezionare tutte queste facce. Poi direte, ma perché fa questo lavoro? Perché dobbiamo, ci serve questo per crearci i nostri muri. Ok, a questo punto dobbiamo eliminare questa parte perché dobbiamo farci, come vi ho detto, il muro e se ha già questi qua non ce li fa. Allora, X, andiamo a cliccare, allora, X, Face. Perché dobbiamo togliere la faccia e ci rimangono questi buchi che dobbiamo andare tutti a chiudere. Allora, Shift, Alt, tasto destro del mouse. Rifaccio di nuovo a deselezione. Shift, tasto destro del mouse. Però vedete, io ho fatto, cioè mi sono dimenticata di andare a cliccare su Edge. Se non vi funziona qualcosa, ricordatevi che è qualcosa che non avete premuto. A me in questo caso servivano gli Edge, cioè gli spigoli. Secondo cubetto, tasto sinistro del mouse e andiamo a cliccare sugli Edge. Poi Shift, Alt, tasto destro del mouse. Shift, Alt, tasto destro del mouse e mi va a cliccare, mi va a selezionare praticamente tutti e due questi spigoli. Facciamo W e andiamo praticamente a fare un bridge edge loop, cioè un ponte.
Vedete? A deselezione mi ha formato praticamente il muro che a me serviva. Chiaro questo? Non so se avete capito. Allora, tutto deselezionato. Shift, Alt, tasto destro del mouse. Shift, Alt, tasto destro del mouse. W e facciamo Bridge Age Loop. Magari ve lo scrivo in chat la W, così almeno vi rimane in testa quale menu dovete aprire. La W e ci forma il nostro muro. Mi vado di nuovo a spostare. A di nuovo Shift Alt, tasto destro del mouse. Shift Alt, tasto destro del mouse. W. Bridge Edge Loop e faccio questo per tutti i muri che vogliono essere costruiti. A deseleziono di nuovo Shift Alt e mi vado a selezionare W Bridge Edge. A deseleziono e rifaccio di nuovo la stessa cosa. Intorno a. E faccio W, Bridge Edge Loop. Fin qui è chiaro? Non so, siete rimasti indietro. Peccato che non vi posso seguire tutti come faccio di solito, però purtroppo abbiamo i tempi sono quelli che sono e non vi posso seguire. Come di solito faccio nelle mie lezioni. Ok, di nuovo, adesso mi devo andare a ricostruire tutta questa parete. Allora, rimetto di nuovo faccia il terzo cubetto. Vado a cliccare questo, magari faccio in questo modo, prima questo di sotto, questi qua. Allora, faccio in tutto in giro. Tutto attorno, ok. Vado di nuovo a cliccare qua, 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 quest'altro, intorno. Ok. Allora, faccio di nuovo X, vado a togliere le facce e mi vado di nuovo a fare lo stesso lavoro, passando sempre cliccando qui il secondo cubetto Edge. Dovete essere sempre in Edge quando dovete selezionare gli spigoli. Di nuovo la stessa cosa. Mi vado a fare W, Bridge e continuate così. Se è che magari sbagliate, potete fare sia CTRL Z per tornare indietro oppure A per deselezionare tutto. W, Bridge Edge. A deseleziono. A per tornare indietro. W, Bridge Edge Loop. Diciamo che il metodo di Salazar è molto più veloce, però i costruttori di SQLite, perché dovete sapere che ho voluto imparare a costruire proprio per SQLite. Purtroppo lì c'è la Land Impact che dà molto fastidio e loro devono cercare di lavorare in modo che hanno pochi vertici e la cosa possa andare avanti velocemente, più che altro per SQLite, non per altro. Ok, di nuovo la stessa cosa, faccia. Ok,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. State attenti a selezionare solo quelli là, i vertici che vi servono, se no andate a cancellare poi altro. X face. Ok, ripasso di nuovo a Edge. 1 e 2, Shift, Alt, W, Bridge, Edge. Deseleziono di nuovo. Shift, Alt, tasto destro del mouse, W, Bridge. Deseleziono tutto. Idem qua. Come vedete, vi si sta formando i muri. La casa, PV. Voi ora direte, sì, ma lì c'è il muro sporgente. Come dobbiamo fare? Questo ve lo farò anche vedere, perché è molto semplice. Bridge, edge, A. PV, bridge, edge. Vediamo. Abbiamo fatto anche questo muro. Deseleziono tutto, di nuovo face, faccia, e vado a selezionarmi la faccia. Allora, andiamo qua. Sempre quando dovete selezionare, ricordatevi di premere, vedete in questo punto ho sbagliato, Ctrl Z. Allora, abbiamo detto Shift, per selezionare le facce vi basta premere Shift e tasto destro del mouse. Questo non ve lo dimenticate, sono cose che piano piano poi saranno naturali per voi, semplici da ricordare. X face, di nuovo. Vado a ripassare di nuovo gli edge, Shift, Alt, tasto destro del mouse, W, Bridge. Deseleziono col tasto, tasto A per deselezionare, e rifacciamo la stessa cosa. A. Ok, deselezioniamo. W. Ok, e abbiamo quasi finito. Ok, a questo punto dobbiamo ripassare di nuovo in selezione face, qui il terzo cubetto. Deselezioniamo tutto. Ok, qui andremo un po' a lavorare sulle pareti. Perché? Perché dobbiamo crearci quel muro che è un po' dalla parte sporgente, un po' dalla parte di fuori. Allora, tasto 1. E andiamo a selezionare il primo, sempre avendo premuto Shift, questa parte qui. Non so se si vede. Vedete la finestra? Ho selezionato. Ok. Tasto E, tasto destro del mouse, e vado con la freccetta verde, perché questo è il punto che mi serve, quella verde, là sull'asse verde, sull'asse Y. Vado poi sull'asse Y qui in Translate, vado a mettere meno 0 punto, mettiamo 15, va, e vediamo come va. Non mi piace proprio, perché è abbastanza, mettiamo invece
togliamo il 5, mettiamo 0.1. Ok, deselezioniamo tutto, facciamo CTRL 1, giriamo da quest'altra parte, dalla parte opposta, e andiamo a selezionare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok, possiamo girarla un poco. E tasto destro del mouse, vado a fare lo stesso lavoro qui. E ci vado a mettere questa volta 0.1. Allora, perché all'altra parte abbiamo messo meno 0.1 e qui abbiamo messo 0.1? Questo perché da un lato, aspetta, mettiamo in 1 così si vede meglio. Vedete questa linea, sia la blu che la rossa? Se andate sopra la rossa avrete sempre dei valori positivi, sotto la linea rossa dei valori negativi, e così anche qua. A destra, se non ricordo male, dei valori positivi e a sinistra dei valori negativi. Questo è chiaro? Non so se è chiaro questa cosa. Perché quando andrete a lavorare con Blender, questa è una cosa che vi deve rimanere in testa. Perché? Perché se andate a mettere un valore negativo dove ci vuole il positivo, vi andrà a finire dalla parte di dentro. E vi faccio vedere come. Allora, io qui ho un valore di 0.1. No, e mi ha creato, non so se si vede, vedete qua, mi ha creato praticamente questa cosa che va all'esterno. Se io mettevo un valore negativo, meno 0.1, non so se si vede. Aspettate che vi faccio vedere. Vedete, non è più dalla parte di fuori, ma è dalla parte di dentro. E noi non vogliamo questo, perché giustamente a noi serve che deve andare dalla rientra, infatti. A noi serve che deve uscire il muro, non deve andare dalla parte di dentro. Ok, mi vado a a cambiare di nuovo i valori sull'asse Y e ci metto 0.1. Automaticamente esce il muro dalla parte di fuori. Ok, deseleziono tutto e mi vado a fare di nuovo, adesso col tasto 3, mi vado a selezionare questi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mi vado a selezionare e faccio la stessa cosa. E tasto destro del mouse e tiro un po' fuori. Allora, a questo punto, se vedete qua, mi è cambiato l'asse, non è più l'asse Y, però è l'asse X. A questo punto gli vado a mettere un valore di 0.1. Come da. Però ho notato una cosa, che un asse, questo asse qua, è andato un po' più fuori del normale. Però non vi preoccupate, perché poi magari vi mettete e lo sistemate. Vabbè, adesso magari non avendo il tempo, però col tempo, magari quando fate tutto il lavoro con calma, starete attenti anche a lavorare bene sugli assi. Allora, io mi vado a fare adesso CTRL 3 per avere dalla parte opposta, stiamo lavorando sul fianco della casa. Voi direte, come faccio a vedere? Vedete, left, orto, sempre qui, qui vi dà le coordinate di dove vi trovate. E qui in basso vi dice in che asse siete, nell'asse Y. Non so se si vede.
Allora, continuo a sistemarmi qua. Ok, una volta selezionato tutto, tasto E, tasto destro del mouse, e rivado a mettere un valore. Vedete, adesso è negativo, meno 0.1. Ok, state vedendo una bella casa, è maggiore di 0.1, perché ho visto che il muro che sia più all'esterno. Poi ora giustamente stiamo lavorando in velocità. Ah, deseleziono tutto, ok. 7, e mi vado a mettere in una visualizzazione dall'alto. Direte perché? Perché dobbiamo crearci prima di tutto uno spessore, e poi dobbiamo fare, se vedete, c'è, sì, infatti Eva, però adesso non abbiamo tempo di sistemarli. Poi col tempo, voi quando state a casa vi mettete piano piano e poi andate a lavorare meglio. Allora, deselezionate tutto, tasto B, e andiamoci a formare questo quadrato. Allora, deseleziono tutto, tasto B, premete su una parte il tasto sinistro del mouse e trascinate senza lasciare. Ok, vedete, mi ha soltanto selezionato la parte di sopra. Tasto 1 e tasto destro del mouse, ci andiamo ad alzare poco, magari di 0.5, va, giusto per dargli uno spessore. E poi dobbiamo andare a alzare di nuovo. Però cosa dobbiamo fare? Siccome dobbiamo fare il tetto, no? Dobbiamo soltanto avere... Soltanto, se vedete un po' come è fatta la casa in real, quando c'è il tetto, due lati sono più bassi e invece la parte centrale è più alta, e dobbiamo fare la stessa cosa col tasto 7. Ricordatevi che quando costruite con Blender dovete guardare molto come sono gli oggetti real, cioè dovete andare a guardarli diversamente da come li guardavate prima. Ok? Allora, tasto B di nuovo. Io vado a deselezionare soltanto quelli di destra e di sinistra. Tasto Shift per avere la possibilità di deselezionare, e poi mi vado a formare questo rettangolo e vado a lasciare. Ok, a questo punto ho selezionato soltanto davanti e di dietro della casa. Tasto 1 per avere una visualizzazione frontale, tasto E, tasto destro del mouse, e vado ad alzare. Magari gli vado a mettere un valore di 2.0, però lo sto vedendo un po' basso, magari gli do un valore più alto, 4.0. Ok, a questo punto è chiaro? Non so se siete arrivati qua, magari sto correndo troppo, però nel video magari riuscirete a fare più cose. Tasto 1 di nuovo. Cosa devo fare adesso? Devo scalare per fare il tetto. A questo punto, se voi andate giù qui a vedere, io ho la Z e la X. A me serve scalare sull'asse X. Cosa faccio? Premo prima la S, poi la X, e poi vado a premere lo 0 e faccio invio. Ripeto di nuovo. S di Savona, X e 0. E se voi vedete, vi ha fatto il tetto.
Ok, è chiaro fin qui. Voi direte adesso, perché vi farò vedere soltanto il tetto, già l'abbiamo fatto con Salazar, anche come dovete togliere i vertici, quelli doppi, è inutile che vi vado a far vedere già cose che vi ha fatto vedere Salazar. Allora, l'unica cosa che il tetto già sapete come dovete fare, oppure potete fare anche in questo modo. Magari il tetto vi faccio vedere come fare. 7. Andiamo a fare A. Deselezioniamo tutto. Passiamo da Edit Mode a Object Mode col tasto Tab. Poi facciamo Shift S. Facciamo Cursor to Center e andiamo a mettere il cursore al centro. A. Deselezioniamo la nostra mesh. Poi facciamo Shift A Mesh Plane. Lo andiamo a riportare com'è la nostra casa S di Savona per scalarlo. Ok. Magari Z per vederlo, un attimo, Z per vedere se ci va bene il nostro plane, S magari lo scaliamo un altro poco e lo sistemiamo, S, andiamo a passare di nuovo in Object Mode, andiamo a cliccare su. Andiamo a dividere praticamente la nostra mesh. Andiamo a mettere un loop cut and slide. Clicchiamo col tasto sinistro del mouse. Se vedete, ci ha formato una riga di colore fucsia. Basta fare doppio invio. Ok, a questo punto, selezioniamo tutta la nostra mesh col tasto A. Tasto 1, abbiamo la nostra casa che si vede frontalmente, andiamo a mettere qui sopra il nostro plane e ci andiamo praticamente a, deselezioniamo tutto, andiamo a cliccare questo edge e andiamo a fare il nostro tetto. Ok, ripassiamo magari Z, A, riselezioniamo tutto, andiamo magari a mettere in questo modo la nostra mesh, 1, 2, poi cerchiamo di essere il più precisi possibile. Ok, a questo punto ci basta mettere faccia, selezionare, fare E, tasto destro del mouse e ci va a fare il nostro tetto. Semplice fin qui. Ora voi direte, sì, ma ci manca però la base. La base basta fare. Allora magari andiamo a togliere. No, ma lasciamo stare, tanto abbiamo il tasto Z, il nostro wireframe per poter lavorare. Tasto 7. Di nuovo, se avete mosso ogni tanto questo cursore del mouse va in giro e facciamo Shift S Cursor to Center. Gli andiamo a mettere un cubo, va bene anche un cubo o un plane, però vi consiglio il cubo, va? È più semplice. S lo vado a scalare. Allora vado in Edit Mode. Allora, Edit Mode. Potete passare sia col tasto Tab oppure cliccando qui su Object Mode o Edit Mode e passare nella visualizzazione che più vi serve. Allora, deseleziono tutto
e mi vado a cliccare avendo sempre premuto. Ricordate che quando dovete lavorare con gli spigoli andate a cliccare il secondo cubetto, con i vertici il primo cubetto e con le facce il terzo cubetto, questi in basso. Ok, è chiaro questo? Questa è una cosa che ve lo dovete ricordare sempre. Ok, B, mi vado a selezionare questa parte e vado a mettere il più sempre. Allora, mi sposto con Shift, rotellina del mouse centrale e vado a sistemarmi sui i vertici A, B di nuovo. Mi sa che tra poco ci lascia anche il nostro zoom. Ok, mi vado a sistemare così. A, deseleziono. B, mi formo la mia, il mio rettangolo. E vado A, B. E ci vado a lavorare. Ok, adesso facciamo in questo modo. Tasto 1. A. Selezioniamo questo. Andiamo in Object Mode. Tasto N. Apriamo questa finestra. Andiamo magari al... sull'asse Z a metterci un valore di 0.5. Perché questo? Perché andiamo a fare la nostra base. Ok. Allora, perché non vi ho fatto fare la base costruendo con la casa? Perché quando andate in questi mondi virtuali vi consiglio di caricare prima il tetto, poi le altre cose, perché alcune, il tetto non c'è bisogno che mettete la fisica, e invece tutta la casa abbiamo bisogno della fisica. Ok, a questo punto cosa faccio adesso? Mi vado a duplicare praticamente la casa, la parte di sotto della casa. Ok, Z. Facciamo Shift D per duplicare, invio o tasto sinistro del mouse e vado a mettere su. Ok. E magari gli diamo un valore di 0.2. Ok. E faccio la stessa cosa, Shift D. Col sottotetto. Ok, a questo punto vado in una visualizzazione e abbiamo terminato la nostra casa. Abbiamo la nostra porta e adesso la dobbiamo portare in OpenSim. Non vi preoccupate se non sono precisi qui dentro, perché tanto li andremo a esportare l'uno alla volta. Non tutti insieme, ma uno alla volta. Perché questo? Perché così almeno abbiamo la possibilità di sistemarla di qui e di mettere di più la fisica, perché ho visto che ci sono problemi poi con la fisica. Ok, a questo punto mi è rimasto soltanto una cosa da fare, e questo lo dovete fare ogni volta, tutte le volte che lavorate fate questo. Allora, io cosa devo fare? Se voi vedete qui scale è di 0.184, perché quando sono andata a lavorare la mesh mi si è spostata lo scale. Allora, quando lavorate e avete tutto in Blender, questo non c'è bisogno di farlo, ma ogni volta che dovete caricare una mesh qui e avete lo scale sfasato che non è a 1, cosa succede? Molte volte avete problemi
per caricare la mesh. Tutte le volte, questo non deve, cioè neanche una volta dovete dimenticarlo, no, tutte le volte bisogna farlo. Shift, fate il tasto A, no, aspetta, Control e tasto A, Rotation e Scale. Lo fate per tutto, per cliccate, allora magari vi sarà più facile andare qui. Ok. Cliccare su Cube. Cube, Control, A, Rotation, Scale. L'altro cubetto. Sempre Control, A, Rotation, Scale. L'altro, sempre col tasto sinistro del mouse, qui in alto dove c'è l'outliner. Sì, l'outliner. Dovete cliccare tasto sinistro del mouse sulla voce Cube e fate Ctrl A, Rotation e Scale. Ma tutte le volte, Plane, pure la stessa cosa. Ctrl A, Rotation e Scale. Cioè praticamente noi dobbiamo avere lo scale sempre a 1, sempre. Se no vi dà problemi quando andate a caricare sulle OpenSim. E anche su Second Life è la stessa cosa. Ok, avendo adesso tutti quanti con lo scale a 1, vado a chiudere questa finestra di destra perché non mi serve più. E adesso andiamo a caricare. Mi vado magari a selezionare prima la casa, File, Export. Collada default. Vado a metterlo. Operator present sulla sinistra. Gli mettete SL OpenSim Static. Ok, a questo punto vado sul desktop. Gli vado a dare il nome casa.dae. E clicco su Export Collada. Ok, a questo punto magari faccio per il resto il tetto, faccio la stessa cosa. Perché vi faccio fare questo? Perché dobbiamo andarci a mettere la fisica solo per questo motivo. Export, collada, la stessa cosa. Gli vado a mettere qui, gli dico tetto, punto, dai. E faccio l'export. Ok, questo magari mi salvo solo questo. File, export, collada.dai, desktop. E gli vado a mettere pavimento.dai. Io vado a salvare solo questi, solo per praticità e basta. Ok, a questo punto, new share. E vi faccio vedere. Ok. Ok, singularity. Un attimo. Ora non so se mi riuscirete più a sentire. Sposto magari un po' questo. Vedete ancora? Mi sentite? Riuscite a vedere? Non so se mi sentite ancora. È riuscito a vedere? Perché adesso dovete vedere qui Singularity. Ok. File. Upload Mesh. Ok, magari avrò problemi. Devo per forza fare in questo modo, se no. Ok, file abbiamo detto, upload mesh, desktop, casa.dai. Gli vado a mettere generate perché il love è abbastanza buono anche vederlo in questo modo. L'ultimo invece lo vedo un poco pochi vertici. Gli andiamo a mettere
Use Lloyd Above. Sì, ma tanto ho finito. Physique, gli vado a mettere alto. Se avete delle texture, gli andate a mettere include texture. Calculate. Upload. Ok, adesso inventario. Plain, magari sarà un po' troppo. Andiamo a pulire. Ok, si è interrotto, non importa, tanto abbiamo finito. Vi è chiaro? Questo magari lo tolgo. Ed ecco la nostra casa. Allora vado a prendere anche l'altro upload mesh. Faccio la stessa cosa per il pavimento e per il tetto. Gli vado a mettere la fisica alta. Faccio upload. Ok. Vabbè, questo qua non lo vado a mettere sopra, però vi faccio vedere, magari vado un po' ad allargare questo, giusto per farvi vedere. Allora, come vedete, riesco ad andare vicino ai muri. Non so se riuscite a vedere. Ok, posso togliere la casa, tolgo anche il plane, magari vi faccio un cubetto e poi andate a fare le prove dove c'è più spazio. Allora, e il tetto. Ci metto la fisica. Calculate. E anche il tetto. Ok, magari ve li metto qui così potete andare a verificare, no? Perché qui spazio non ne abbiamo. Vediamo le proprietà. Sì. Allora, ve lo metto il cubetto. A 0 linden, casa, ok, potete prendere giusto per fare le prove. Tutto chiaro? Potete cliccare sul cubetto. Ok, la lezione è finita. Spero di essere stata chiara. Purtroppo per il tempo, no? Ci voleva più tempo, però già sono quasi le 23. Scusate se... Sì. Grazie.